L'Itas riprende il ritmo. Dopo la batosta di Coppa Italia in campionato continua la sua corsa solitaria in vetta e barrica in 3-7 ogni speranza di San Giustino. Mister Stoichev mette in campo il turnover e con Zigarlo alla regia schiera gli schiacciatori Della Lunga e Casischi, Birarelli e Riad al centro, Stocker opposto e Colaci libero anche in fase di ricezione. Sapevo che oggi c'era la possibilità di giocare, sono contento di come siano andate le cose, soprattutto in ricezione, diciamo che è un po' dove devo migliorare di più, insomma, è fondamentale dove devo migliorare di più, quindi sono molto contento, speriamo di trovare sempre più spazi. La cronaca si limita al primo parziale, chiuso 28-26, la nuova formazione deve ingranare e prendere il ritmo e già dal secondo set l'intesa si solidifica e concretizza nel 25-20 finale. Terzo ed ultimo set senza storia che termina il 14 in meno di 20 minuti di gioco e così sono 15 le vittorie dell'Itas in regular season su 15 incontri disputati. Domenica si va a Monza, formazione incontrata appena 10 giorni fa in occasione dei quarti di Coppa Italia, poi l'Itas potrà, finalmente è proprio il caso di dire, tirare il fiato con una settimana davanti per preparare il difficile match con Macerata la domenica successiva al Palatrento.